Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Questa sera parleremo di rinoplastica, non solo estetica, e per farlo siamo in collegamento con il professor Domenico Scopelliti. Buonasera professore, benvenuto. Eccoci, buonasera. Professore, è ormai comune la volontà da parte sia degli uomini che delle donne di voler correggere gli inestetismi o, per meglio dire, le deformità del naso. E sono sempre maggiori le richieste anche da parte dei più giovani di voler effettuare queste correzioni, non sottovalutando l'aspetto funzionale, appunto la respirazione. È vero, dottore, professore? Sì, in effetti questo è, diciamo, un problema sempre più sentito, cioè questa è una, forse la richiesta di chirurgia estetica più comune, più diffusa e ovviamente sempre più presso i giovani perché chiaramente l'estetica è qualcosa che oggi interessa molto, molto i giovani. Ma pur essendo questo l'intervento, diciamo, più comune, più richiesto, una cosa, un aspetto che molto spesso si sottovaluta è appunto la funzione respiratoria, perché sì, modificare il naso per un aspetto estetico è molto importante anche per l'impatto che dal punto di vista così della presenza del ripristino della eumorfologia, quindi dell'aspetto estetico migliorativo del volto, quello funzionale è un aspetto che va di pari passo soprattutto considerato. Quindi, come dire, quando noi siamo modificazioni dal punto di vista morfologico, dobbiamo fare molta attenzione a questo aspetto che pertiene appunto alla funzione respiratoria, perché diversamente da ciò potremmo anche creare noi stessi una patologia modificando il naso, riducendolo il più delle volte, e quindi rendere manifeste delle problematiche funzionali dal punto di vista respiratorio che prima magari non erano percepite dal paziente. Professore, quali sono gli accertamenti necessari ad una corretta e completa diagnosi per la, appunto, della patologia respiratoria? Quindi, superato, diciamo, il problema, così, dell'aspetto estetico del naso, che poi valuteremo più in là come va, eventualmente, considerato, la diagnostica funzionale, respiratoria è, fondamentale e si parte dal semplice esame, diciamo, endonasale, gli strumenti che appunto consentono la visione della porzione anteriore delle vie respiratorie nasali ed evidenziare le cose che sono più macroscopicamente rilevabili, quali appunto quelle che possono riguardare un'ipertrofia o un arrossamento, quindi un'infiammazione diffusa della mucosa nasale e interessare anche i turbinati. Poi chiaramente ci dobbiamo approfondire di più con l'ausilio di questi nuovi strumenti endoscopici che ci consentono di introdurre una sonda millimetriche all'interno del naso e verificare effettivamente anche nelle porzioni più posteriori le eventuali deformità. L'ultima, ovviamente, indagine va completata con un esame TAC del massiccio facciale nelle varie proiezioni che ci consente di avere una visione d'insieme, come vedete anche da questa diapositiva, di quello che sono le patologie che possono interessare con le quali le cavità nasali hanno rapporto di contiguità o di comunicazione. Perché è necessario fare anche una valutazione dei seni paranasali, professore? Proprio perché, come le stavo dicendo prima, sono strutture contigue e molto spesso delle patologie che hanno origine dal naso possono interessare estendersi anche ai seni paranasali o viceversa. La classica sinusite, che è una patologia infiammatoria cronica o acuta che può interessare i seni paranasali, può estendersi ed estrinsecarsi all'interno del naso. Diciamo due sono i capitoli generici, quello delle infezioni che complicano un processo infiammatorio normale, che caratterizzano delle vere e proprie sinusiti di tipo batterico, e poi invece un fenomeno molto più diffuso dal punto di vista così infiammatorio, che è sostenuto invece da delle allergopatie, delle forme allergiche in cui il naso e la mucosa dei seni paranasali risultano essere particolarmente sensibili, che caratterizzano gran parte
ormai associato appunto alle deviazioni strutturali del setto, delle patologie infiammatorie che cronicamente possono dare disturbi nella funzionalità respiratoria. In cosa consiste il trattamento chirurgico delle sinusite e delle poliposi nasali? Ecco appunto, sinusiti e poliposi nasali che sono diciamo, l'interesse delle patologie infiammatorie croniche del naso, oggi possono avvantaggiarsi di questa nuova tecnica endoscopica che consente, diciamo, un accesso mini-invasivo e quindi una soluzione, diciamo, poco traumatica dal punto di vista anche del recupero funzionale per il paziente. Appunto, la fibroendoscopia dei seni paranasali ormai è la tecnica comunemente diffusa che ha ampiamente superato le tecniche non più applicabili, quelle di apertura chirurgica per via endorale dei seni paranasali, in particolare dei seni mascellari, che non deve essere più assolutamente effettuata, a vantaggio di queste tecniche che consentono l'introduzione di sonde e di strumenti che consentono appunto di raggiungere i seni paranasali e di poterli trattare nella maniera più opportuna dal punto di vista chirurgico. Quindi, come lei ci ha spiegato, per quanto riguarda la diagnosi delle patologie funzionali, siete supportati da degli esami diagnostici che vi aiutano a eseguire una corretta diagnosi. Invece, come vi regolate per l'analisi delle patologie estetiche a carico proprio del naso? Allora, noi partiamo da un concetto, nel senso che il naso è un ornamento del viso che è inquadrato nell'ambito delle proporzioni del viso stesso. Quindi diciamo che non possiamo considerarlo quale struttura assolutamente isolata se non nel contesto del viso a cui appartiene. Questo significa che ci risparmia la fatica di dover immaginare una struttura appunto che possa essere considerata isolata e quindi trattata come se non avesse rapporti di parentela e soprattutto ci ha fatto abbandonare l'epoca dello stereotipo, cioè quello del naso che avendo assunto una forma assolutamente, come dire, non individuale ma oggettivamente bella, possa star bene ovunque. Quindi un'analisi attenta e approfondita del viso consente di valutare il naso nel contesto delle proporzioni generali del volto e quindi di poter programmare una sua modifica in modo tale che il naso stesso non faccia perdere un carattere espressivo particolare, quindi appartenga sempre dal punto di vista funzionale, proporzionale e di aspetto in genere al viso in cui viene a farne parte. Quindi è chiaro che noi quando parliamo di proporzioni facciamo riferimento a degli studi ormai antropometrici e cefalometrici che ci consentono appunto di collocare in un ambito estetico quella proporzione di naso che comunque non va a determinare delle alterazioni dal punto di vista anche funzionale. Perché noi immaginiamo che ridurre volumetricamente un naso, se dal punto di vista estetico può avere degli oggettivi vantaggi, poi c'è un limite oltre il quale l'eccessiva riduzione potrebbe comportare anche questo un problema funzionale del quale non possiamo, come dire, non tenerne conto. Certo, si parla di tecnica aperta e di tecnica chiusa. C'è chi dice che sia meglio l'una e chi dice che invece sia meglio l'altra. Dalla sua esperienza, vista la sua esperienza, professore, lei cosa ne pensa? Che cosa ci dice? Guardi, tecnica aperta e chiusa è diciamo, qualcosa che deve più essere di pertinenza della competenza, far parte del bagaglio culturale del chirurgo che la applica. Non c'è in realtà una scelta che orienta, cioè nel senso non si possono fare tutte le rinoplastiche con tecnica chiusa e non si devono fare tutte le rinoplastiche con la tecnica aperta. La tecnica chiusa e la tecnica aperta hanno entrambi due differenti vantaggi che vanno a essere contestualizzati a seconda del tipo di naso che deve essere corretto. Quando le modifiche strutturali, soprattutto sono quelle primarie, primitive, e non ci sono grandi deformità, quindi la struttura, diciamo, cartilagine va modificata ma non va ricostruita o rimodificata radicalmente, allora la tecnica chiusa è una tecnica che ancora oggi ha dei notevoli vantaggi perché
e segue, diciamo così, in maniera meno aggressiva, consente l'esecuzione di una tecnica che dà un ottimo risultato estetico. Diversamente da ciò, le tecniche chiuse vanno aperte, vanno assolutamente indicate quando deve essere modificata in maniera radicale la struttura sia ossea che cartilaginea, quindi modificare strutturalmente l'intero scheletro del naso e soprattutto negli esiti, soprattutto quando si va a trattare un esito secondario di una rinoplastica che magari è già stata effettuata in passato, e che quindi chiaramente non è neanche prevedibile, che tipo di tecnica nel dettaglio sia stata usata, perché è difficile poi riconoscerne l'origine se sono passati tanti anni. E in questo caso quindi, si deve immaginare la necessità di dover ricostruire esteticamente e funzionalmente. Questi sono tutta una serie di esempi che riguardano uomini e donne con tipologie di nasi completamente differenti tra loro e per i quali è stata indicata una tecnica, primaria o secondaria a secondo di quello che è stata la storia clinica del paziente. Quindi ripeto, cioè, un chirurgo esperto che faccia chirurgia, estetica e funzionale del naso deve conoscere tutte le tecniche aperte e chiuse e anche tutte le loro varianti per poter avere, diciamo, più strumenti, per poter affrontare appunto la situazione, il caso clinico specifico. Cosa ci dice invece per quanto riguarda le correzioni di precedenti rinoplastiche o insomma di rinoplastiche secondarie? Sta diventando una tecnica, una pratica comune anche questa? La rinoplastica secondaria è un argomento di sfida per il chirurgo, perché chiaramente noi dobbiamo affrontare tutta una serie di problematiche che sono collegate con l'intervento primario. In alcuni casi noi siamo costretti a completare alcuni eventi fatti da noi stessi in maniera primitiva, il cui risultato non è stato soddisfacente, ma anche perché c'è una quota di imprevedibilità che è legata alla guarigione dei tessuti che può determinare, soprattutto a carico dello scheletro cartilagino, delle deformità secondarie che non sono prevedibili chiaramente perché pertengono la guarigione stessa del malato. Poi invece ci sono, diciamo, tutto quel grande capitolo di patologie secondarie che ci arrivano per interventi fatti con tecniche appunto standard, ma che magari sono datate nel tempo, che all'inizio potevano dare dei risultati esteticamente gradevoli, ma che poi col tempo hanno determinato un'alterazione estetico-funzionale molto importante del naso e che in questo caso necessitano interventi di vera e propria ricostruzione totale, sia dal punto di vista estetico che funzionale. A livello della punta viene distrutta anatomicamente una parte molto importante che è quella della valvola nasale, per cui questi nasi, apparentemente anche esteticamente gradevoli, comportano una difficoltà respiratoria importante perché la valvola nasale, che è quella struttura anatomica di confine tra la punta e la piramide nasale, viene a collassarsi durante l'atto respiratorio e quindi determina un problema proprio di impossibilità di utilizzare il naso come organo, deputato alla funzione, al passaggio dell'aria. Quindi, capisce bene che questo capitolo è un capitolo, diciamo, molto più delicato della rinoplastica primaria, dove noi affrontiamo semplicemente un tema che riguarda la modifica strutturale, estetico-funzionale della struttura di base, di cui però conosciamo tutte quante le parti anatomiche. Un trattamento secondario prevede, diciamo, intanto la conoscenza molto più approfondita della scelta anche dei materiali da dover utilizzare. A volte noi cerchiamo di far uso di materiali autologhi, quindi possibilmente di cartilagini e osso prelevati direttamente dal paziente. Ma in alcuni casi ovviamente magari sono interventi terziari o quaternari e dobbiamo ricorrere anche a materiali alloplastici, però ecco, questi sono veramente, è un argomento, la rinoplastica secondaria è un argomento di sfida, ed è anche molto interessante dal punto di vista, come dire, chirurgico. Eh sì, molto, molto interessante, devo dire anche da ascoltare. Io la ringrazio, professor Scopelliti, per essere stato in collegamento con noi oggi. Grazie. Grazie a voi. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.